prima, il problema che tu hai ora superato, hai avuto il Covid in forma, diciamo, passabile, domestica, e tra i sintomi, quello appunto che tutti noi sappiamo, è la perdita dei sapori, del gusto e dell'olfatto, no? Oh, e tu quindi che cosa hai pensato di fare in questi giorni, visto che dovevi passare il tempo? Scommesse. Non voglio sapere con chi e spero che tu le abbia vinte, perché io ho già visto quello che stiamo per vedere insieme e chiedo alla regia di mandare questo contributo filmato. Aspettate. Oh, mamma mia. Ecco, faccio così. Questo è uno yogurt. Alla fragola. Per fare questo esperimento scientifico di capire quanto i sapori siano effettivamente neutralizzati, proveremo a metterci del pepe. No, dai, no. Chi è che ha detto no, dai, no? Ma no. Paolo, è appena iniziato l'esperimento. No, Marco. Anch'io. No, è appena iniziato, vado avanti, ok? Ok, abbiamo yogurt alla fragola con pepe. Non paghi di questo pepe, potremmo per esempio tagliarci della cipolla. La cipolla principale era questa qua. Ero molto malato comunque. Meno male che... Siccome la cipolla non è abbastanza, potremmo provare a metterci del tonno. Il tonno fa schifo solo a guardarlo. Ricapitolando, yogurt alla fragola, che è importante, pepe, cipolla e tonno. Questa cosa è una ricetta che ti sei inventato lì per lì o l'avevi pensata prima? No, io non mi mangio il pesce, ma a me fa schifo il pesce. Tu non mangi pesce, no, di solito? Lo odio proprio. Quindi la prima volta è un'occasione, è stata. Io ho pensato, mangiamolo, fa bene. Con lo yogurt e poi del resto. Che altro ci possiamo mettere? E avrebbe senso mettere degli anacardi. E adesso... Una cosa non crea effettivamente nessun tipo di problemi. Questo è quanto? Non so quante volte tu abbia ripetuto questo genere di... Un po'. Un po'. Ma perché ci avevi preso gusto? Gusto nell'aver perso gusto? Beh, comunque ci ho vinto un po' di scommesse, ma hai in vinto generale un po' di scommesse. È una cosa che... Cioè, ma i tuoi amici che scommettevano con te cosa ti chiedevano? Mettici dei pezzi di gomma. Vabbè, chiaramente poi... Le cose che non ho fatte, perché a quel punto è il passo successivo, è evidente. Non so se si dice in TV, ma ovviamente è a merda del piccione. Ho capito. Sì, okay. Ovviamente quelli non l'ho accettato. Ok, abbiamo capito. Però, abbiamo capito. Sì. Comunque, ci hai vinto.